reverendissima, malata è questa umanità sofferente, che con ostinazione è causa del suo male, incapace com'è di godere del bene che ha ricevuto a piene mani dal Signore. Potrebbe vivere nella pace e cerca la guerra. Gesù passa accanto a noi come colui che guarisce. Lui è il medico, prima di tutto, del cuore. La guarigione inizia nel cuore. È dal cuore dell'uomo che scaturiscono gli egoismi, l'avarizia, ogni tipo di immoralità. La ricerca insaziabile delle cose da consumare, i sentimenti da bruciare, gli appagamenti mai soddisfatti. Che Gesù guarisca il nostro cuore ed avverrà che il mondo tutto intero e l'umanità nel suo insieme conosceranno i tempi e i frutti della pace e dell'amore. Invocando la benedizione di Vostra Eminenza, la prego di accogliere il più sentito ringraziamento di tutta la nostra comunità associativa per essersi portati in questa casa con la stessa compassione che mosse il buon samaritano. Grazie. Grazie. Maestro, vieni a sedere fra noi. Che cosa deve fare un uomo per salvarsi? Beh, devi credere nel Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore. E dovrai amare il prossimo tuo tanto quanto ami te stesso. Maestro, chi è il mio prossimo? C'era un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Andava tutto solo per una profonda gola. All'improvviso apparvero dei predoni. Lo assalirono gettandolo a terra, gli strapparono le vesti e lo derubarono. Lo lasciarono mezzo morto. Ora per caso un sacerdote proveniente da Gerusalemme passò di lì. Non osò neanche di accertarsi se l'uomo fosse ancora vivo, perché credeva che fosse proibito toccare un cadavere. Il sacerdote passò oltre standogli ben lontano. Poi passò per quella strada un ricco e potente sadduceo. Si avvicinò fino a un passo dall'uomo. Lo guardò attentamente e passò oltre. Poi, per la strada passò un uomo della Samaria. Vide quel povero uomo in mezzo alla strada in fin di vita. E subito ne ebbe pietà. Prese un unguento che aveva con sé e lo versò sulle sue ferite. Gliele fasciò meglio che poté. E fatto questo, il samaritano portò l'uomo a una locanda. Pagò il locandiere dicendogli: qualunque somma in più spenderai per assisterlo, te la rimborserò completamente al mio ritorno. Quindi, ditemi, quale fra questi tre uomini diede prova di essere il prossimo del ferito? Quello che mostrò nei suoi riguardi è amore, tanto amore. Ebbene, andate anche voi allora. E fate lo stesso. O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, mi ha sradicato dal mio lavoro e mi ha trapiantato in un altro mondo, il mondo dei malati. Un'esperienza dura, o Signore, una realtà difficile da accettare. Eppure, Signore, ti ringrazio per quanto ho imparato e sto imparando da questa malattia. Ho toccato con mano la fragilità e la precarietà della vita, mi sono liberato da tante illusioni. Ora guardo tutto con occhi diversi. Quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo dono. Ho scoperto che cosa vuol dire dipendere, avere bisogno di tutto e di tutti, non poter fare nulla da solo. Ho provato la solitudine, l'angoscia, lo smarrimento,
ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone. Signore Gesù, anche se mi è difficile, ti dico, sia fatta la tua volontà. Ti offro le mie sofferenze e le unisco alle tue. Aiuta i medici, gli infermieri, i familiari e tutti quelli che giorno e notte si sacrificano per me. Dona a tutti un cuore grande, paziente e generoso. Sostienimi nelle sofferenze, dammi fiducia, pazienza, coraggio. E se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri. Alessandro Cavazza. A volte il Signore, che piacere, un po' che ci lamentiamo sì, con Lui, no? Sì, io sì, quando sì. Le dicevo che stavo poco bene prima di Natale, sapevo sì. di non essere in grado poi di celebrare in cattedrale, sì, insomma. Sì, per Natale in cattedrale ci deve essere il vescovo, insomma. Ecco. E allora ho detto al Signore, ma Signore, guarda che forse hai confuso il calendario, perché la Chiesa si sta preparando a celebrare con gioia la tua nascita, dico. Non si sta preparando la tua passione, dico.